Fernanda Pivano, leggendaria traduttrice dell'antologia di Spurriver, di Hemingway, di Fitzgerald, di Ginsberg, davanti all'orrore dell'11 settembre 2001 farà appello non alle armi, ma alla poesia e all'amore. Quell'amore, ricordiamolo, che muove il sole e le altre stelle. Un leader nero ci ha insegnato a dire: io ho un sogno. Oggi assistiamo al disastro di un fallimento umano, pazzia di uomini contro uomini. Cosa avremmo potuto fare per evitare questa catastrofe? Il mio sogno è che l'avrebbero evitata uomini capaci di credere nella solidarietà invece che nella violenza, capaci di pensare poeticamente, di dare poesia e umanità al mondo. Dove sono i poeti? I poeti di sempre, che sempre hanno dato l'amore e la pace, che sempre hanno dato la vita per evitare la guerra. Se avessimo lasciato cantare i poeti, se un poeta avesse guardato negli occhi i disperati suicidi e gli avesse parlato d'amore, non chiederti perché suona la campana, suona per te. L'11 settembre di 20 anni fa era iniziato come qualsiasi altro giorno. Ricordo il cielo su Manhattan, era di un azzurro terso che sembrava dipinto. Sono parole di Jay Jonas, capitano dei Vigili del Fuoco. Il giorno più lungo durò 102 minuti. Alle 8:46 il primo aereo si abbatte sulla Torre Nord. Jane, infermiera. Sean mi ha chiamata verso le 9:30. Ha detto che era al piano 105 e capii subito che non sarebbe tornato a casa mai più. Sotto i suoi piedi c'era un intero grattacielo in fiamme. Alla fine, quando la nube di fumo divenne troppo densa, continuava semplicemente a sussurrarmi all'infinito parole d'amore: ti amo. Ti amo, così. Alle 9:03 il secondo aereo entra nella Torre Sud. Seguiranno altri due schianti che colpiranno il Pentagono e Shanksville. La Torre Sud collassa su se stessa alle 9:59. Alle 10:28 crolla in una nuvola che avvolge tutta Manhattan anche la Torre Nord. Le vittime furono 2.974. Oltre 6.000 i feriti. 343 vigili del fuoco morirono quel giorno. Altri 213 negli anni seguenti, per cause direttamente connesse a quella sciagura. Edith, impiegata. Gli dissi che avrei pregato per lui. Sì. Avrei pregato per lui, che lo amavo, che lo pensavo. E lui ripeté di non preoccuparmi, disse che tutto andava bene. Naturalmente non è mai più tornato. Una volta giunti sul posto udimmo un altro schianto, a cui seguì un silenzio improvviso e irreale, come se tutto fosse coperto di ovatta. Uno dei colleghi, guardando verso l'alto, disse quello che tutti stavamo pensando.
potremmo non arrivare a domani. Ci stringemmo la mano augurandoci buona fortuna e ripetendoci a vicenda: spero di rivederti dopo. Rachel, operaia. Ci siamo incontrati a 16 anni, al ballo della scuola. Quando è morto ne avevamo 50. La mente è strana. Per quanto terribile fosse quella giornata, ricordo che non volevo che finisse. Non volevo andare a dormire finché fossi rimasta sveglia. Quel giorno condiviso con Brian non sarebbe finito mai. Mi aveva salutata come sempre con un bacio la mattina prima di andare al lavoro. E potevo ancora dire che era successo poco prima, capite? La mattina di quello stesso giorno, capite? Tutti quelli che avevano problemi respiratori, dolore al petto, fratture, venivano caricati in ambulanza. Agli altri veniva detto di correre, correre con le proprie gambe. Carol, avvocato. Una volta in salvo, una delle cose peggiori era sapere che lui sapeva dov'ero e io non riuscivo a parlargli per dirgli che ero viva. Era una folla alla deriva, era indescrivibile. Ognuno picchiava inutilmente sui tasti del telefono per dire ai propri cari che si era salvato. Più salivo e più mi sembrava di addentrarmi nell'inferno. Non riuscivo a credere a quel che vedevo. C'era chi piangeva e chi urlava, ma nessuno diceva nulla. Continuavo a ripetere a tutti: calma, calma. Poi abbiamo cominciato a scendere a piedi, finché non siamo arrivati fuori, sul lato orientale. Dopo pochi minuti abbiamo sentito un enorme, interminabile boato. Hello, darkness, my old friend. I come to talk with you again, within the sound of silence. Lì dove c'erano le torri gemelle, ora ci sono due enormi vasche. L'acqua di due grandi fontane scorre lungo le pareti verso una grande vasca interna. Tutto intorno c'è la Memorial Plaza, con centinaia di querce bianche. Sui bordi della vasca sono incisi i nomi di tutte le vittime. Day is done. Gone the sun. From the lake, from the hills, from the sky. All is well. Safely rest. God is nigh.